Salve a tutti ragazzi, io sono Ciao Raga e sono tornato finalmente su Edge. Ero arrivato al livello 10 mi pare e quindi proseguiamo. È un bel po' che non gioco più, quindi le meccanistiche le devo un attimo ricordare. E come sempre io credo, e sono due, ci devo riprendere un attimo la mano, lo so. No, non ha girato lui stavolta, dai. Allora, io credo comunque, a parte tutte ste morti iniziali, che questo sia un bellissimo gioco. Come mi ha detto qualcuno, è un gioco da cellulare e è vero, ce lo vedrei molto bene su un cellulare, insomma. Però devo dire che non me ne frega un cazzo, insomma, né del fatto che sia... Ah, ok, c'ero rimasto un attimo male. Né del fatto che sia da cellulare, né dal fatto... Come lo prendo quello? Dovrei fare tutto un giro santissimo. Stavo dicendo, né del fatto che sia da cellulare, né del fatto... Buono. Che... non è proprio uno di quei grandissimi giochi che poi secondo me vale la pena, insomma. Le musiche sono coinvolgenti, sono state ben pensate per adattarle ai vari livelli. E perché screditare gli sviluppatori, insomma? Ci stanno quelli che fanno le grandissime cazzate, giochi di merda proprio. Perché dovremmo screditare un bel gioco così, insomma? Guardate come... che cavolo hanno pensato pure a sto livello. Cioè, ci vuole, insomma. È pure un po' una mente malata, eh. Quello è vero, però... Ah, questa piccolina non mi ricordavo. Ok, hanno pensato a tutto, come vedete, insomma. Ci vuole pure un piccolo applauso per questi, per queste persone. E non ci ho capito poco all'inizio, quindi già iniziamo bene, insomma. No, no, lo stronzo. No, devo per forza capitare sul gradino sotto. Ho capito. Dai. Giusto perché uno vuole fare il precisino e prende tutto, insomma. E a breve, ragazzi, vi annuncio che dovrebbe uscire un gioco che a mio parere è il gioco che più bello a cui abbia giocato lo scorso anno, insomma. Non è un vero gioco, ovvero, perché è più un'avventura grafica che un gioco vero e proprio. Però devo dire che la storia è coinvolgente, le musiche sono eccezionali, ne vale la pena proprio, guardate. E purtroppo già ho provato a registrare quel video, ma ho avuto qualche piccolo disguido, ovvero Fraps non registra quel gioco, quindi devo trovare un altro programma che lo possa, con cui lo possa registrare.
E questo sarà un piccolo problema perché non è che ce ne sono tanti altri buoni come come Fraps e vaffanculo. Mi stavi a fregare un'altra volta, ma ti ho fregato io stavolta. Allora, stavolta dobbiamo andare qua. Le cose fatte in fretta e furia funzionano quasi sempre. Ok. Piano piano. Piano piano si fa tutto. No, bastardi. Lo sapevo io. No! E questo come lo faccio? Ah, così. Tu pensi? No, come posso fare? Olè, è andata. Via. Ok, quindi andiamo avanti. Non andiamo a morire proprio adesso e finiamo il gioco. E piano piano noto che sto riprendendo la mano e questo livello personalmente l'ho adorato per quello che hanno pe potuto pensare. Oh, vabbè sì, già iniziamo, vai. Andiamo di qua. E mo non mi ricordo, mi sembra era qua. Sempre là. Per quello che cosa hanno potuto pensare? Sembra tipo un'autostrada. E mo lo frego così io questi. Quasi. Se ci riesco, forse ho vinto io. Vediamo un po'. O hanno pensato. Sì. No. Devo dire perché non ci ho pensato già l'altra volta a fare così. L'altra volta l'ho adorato, ma allo stesso tempo l'ho odiato. Perché vedete, uno non ci pensa mai alle cose più fighe. Ecco, qualcuno mi cerca. Le cose più fighe non le fa mai. Questo significa fottere il sistema. Perché non l'ho fatto prima? Ah, di qua forse. No. Ok. Di qua. Forse qua c'è un tasto che mi permette. No. E che cosa devo fare? Ah, ho capito. Sì, questo è peggio di Spider-Man, quindi sì, ci sta. Voilà, finito anche. Guardate che cosa hanno. Guardate, guardate. Guardate qui. È un'autostrada in piena regola. A 3 e a 6 corsie, a 3 a destra e 3 a sinistra. Cioè, cose assurde proprio. Ok. Ecco, appunto, già stavo a dire. Ok, sta andando bene. Appena ho detto, stavo per dirlo. Corri, 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 corri. Oh, stavolta è andata bene a me, però, dai. Una volta ogni tanto. Non me ne passa mai una. Non ci posso andare da dietro mo. Vedendo la mappa, a quanto pare no. Vediamo che succede. Guarda quei pezzi che si muovono solo di uno. L'inutilità proprio. Ok, aspetta, aspetta, via. E quindi mo. L'avevo intuito, insomma. Basta non mi cade in testa, puoi fare quello che ti pare. Non si poteva andare adesso. E ma là.
No, no, devo prima diventare minuscolo. L'uomo ragno in campo. Questo è proprio l'uomo ragno, insomma. Ci vogliono 10 minuti di più per fare un solo blocco, ma non ci fa niente. Andiamo avanti. Che so, i bruchi. Allora, questo livello, vabbè, no, devo, sto stronzo, devo riprendere quel re... ecco, mo sì, mo mi porti di là, devo riprendere quello. E questo livello me lo ricordo proprio poco. Infatti sto giocando con un po' di paura su quello che possa accadere. Tipo mi iniziano a cadere oggetti in testa, come è successo in un altro livello, insomma, un po' più avanti di questo. Non ricordo quale, però è successo. No, meglio suicidarsi. Ok, ce ne possiamo andare. Beh, a chi vuoi fregare? Mi frego da solo io, insomma. A chi vuoi fregare tu? Io, a me, per fregarmi a me, ci basto io. Non hai capito? Perché ti metti tanto di impegno? C'ero quasi riuscito. Buoni. Allora, qua sarebbe... no. Ah, questo era giusto in un altro modo. Vedi però che bravi, ti danno due opzioni. Dice, scegli tu, che ti importa? Scegli, muori in un modo o muori nell'altro. L'importante è che muori. Sì. Ok. Ok, è finito anche questo. E... bene, ragazzi. Questo video... sarà un po' più breve del solito, ma va bene così, perché ho provato a aumentare un attimo i frame. Vediamo come andrà, se in pratica noterò una grande differenza. Credo che terrò questa disposizione, insomma. E come sempre vi invito a condividere, a commentare, a mettere mi piace e... vi invito a vedere il prossimo video sempre qui su Ciao Raga.